Cari studenti, questa lezione che vi dedico, e dovrete anche studiare, riguarda i formati di ripresa, pellicole, sensori, insomma, dalla fotografia alla cinematografia, passando anche per il video. Pertanto, fuori carta e penna, perché i numeri saranno tanti e dovrete annotarveli. Questo è un argomento che ci tengo molto. Dai formati arriveremo poi a parlare di obiettivi e di diagonali. Buon lavoro. I formati fotografici. Grande formato in pellicole piane, mezzo formato in pellicole in rullo ma senza perforazione, piccolo formato, il 35 mm o Leica perforato. Perché ho preso ancora il grande formato? Perché la fotografia nasce proprio con le lastre, prima in metallo e poi in vetro. Qua per esempio abbiamo un 10-12, uno deve guardare sul bordo, c'è la misura. Questa qua che va montata in un dorso per banco ottico, vedete, protetta, da più strati di cartone. Ovviamente si faceva questo mestiere in camera oscura o in un sacco nero. Ed eccola qua. Primo formato che esaminiamo. Allora, questo qua è lo strato sensibile, questo qui invece è il supporto. Per caricarla giusta dovevi fare riferimento a queste tacche. Io ero abituato a tenerle in basso a destra e questo qua andava verso la luce. Io usavo il 9-12 quando studiavo e qua c'è una stampa, due stampe, a contatto. Vedete, stessa altezza ma un po' più piccola. Questa è 9, questa è 10 e mezzo. Va bene, per sapere l'obiettivo normale dei formati bisogna sempre misurare la diagonale. E qua si trattava di una bella sberla. Qui vedo diagonale 140 mm. Poi ci sono degli arrotondamenti. Comunque, col grande formato si parla di obiettivi dai 100 mm in su. Questo è una combinazione, quello che ho trovato è un invertibile, quindi è positivo diretto come le diapositive. Se fosse stato invece un negativo bianco e nero, non era di questo colore ma grigio. Grigino, tutte colori purtroppo, queste qua della fotografia, o più roba nella cinematografia. E queste sono stampe a contatto, come fossero i provini, ma non li ho mai ingrandite. Stampe a contatto dello stesso negativo, che su carta poi diventa positivo. Il mezzo formato è in rullo, c'è una carta protettiva e dopo un po' che tu mettevi nella macchina e avvolgevi nel rullo ricevente, a un certo punto ecco inizia la pellicola. Qua cambia il colore, ma è sempre pellicola a colore, voglio capirlo anch'io. Adesso ho tolto, è una Portra, non la conosco, forse è Vericolor, ma Kodak. Vedete, poi di questa non si può dire che formato fai, quello che vuoi. L'importante è l'altezza del mezzo formato è 61 mm, cioè la larghezza. Poi ci puoi fare il 6x6 quadrato, il 6x7, il 6x9. E forse anche altri formati minori. Quindi la sfrutti come ti dipende dalla macchina che hai comprato o dai mascherini che metti. Benissimo, questo è il mezzo formato. Allora qua già posso dirvi che esiste un mezzo formato digitale, dunque, che lo fa l'Hasselblad e la Fuji GX, dove come formato del sensore hanno deciso per un 44x33,
numeri facili da ricordare, 44 per 33. E sì, poi ci sono i dorsi anche del digitale, ma diciamo che, vabbè, adesso sta andando molto a mezzo formato, ma c'è stato anche un ritorno alla pellicola argentica. Il piccolo formato, qua ecco, c'è da dire che prima è stato fatto per la cinematografia, quando Edison ha chiesto alla Kodak di produrre a fine dell'Ottocento, 1895, un 35 mm perforato. E dopo invece la fotografia, Barnack per la Leica ha voluto produrre una macchina che potesse utilizzare questa pellicola, una pellicola simile a questa, in rullo, molto maneggevole, e così nasce il piccolo formato anche in fotografia. Visto che ho il tavolo, questo è il 6x7, quindi ricavato da questa qua, stampe, ecco come questo da negativo colore a stampa. Per le prossime invece utilizzerò un visore luminoso, così vi potrò mostrare le pellicole fotografiche, cinematografiche e anche gli invertibili. Vedete, questa è una diapositiva che deriva dal piccolo formato, questa combinazione bianco e nero. Una serie di 6x7 invertibile, è quello che usavo di più di tutte. Qua c'ho una prova di obiettivo con la mira ottica e di resa sui colori e sui grigi, a confronto del piccolo formato. Questo è una diapositiva intelaiata, è una diapositiva bianco e nero, 24x36, la sua misura. Pellicole cinematografiche. Ecco, in questo caso ho tre misure, le tre misure più utilizzate del 16 mm. Qua si capisce bene dalla scatola quale potrebbe essere più o meno togliete il coperchio, togliete un po' di avvolgimenti, forse qua ancora meglio, la grandezza della pellicola. Questa però posso anche aprirla, vediamo. Sì, questa qua era la più piccola, 30 metri, eccola qua, anche questa qua, vedete, protetta da una cartina, poi la puoi sollevare, la devi sollevare e provi la pellicola, eccolo qua, il 16 mm, negativo colore, no, scusatemi, questo è invertibile, qua lì. Iniziano, allora, ectachrome, quindi è invertibile, high speed, bilanciato al tungsteno, alla luce artificiale, per la bellezza di, quant'è, 400 ISO a 3200. Questa mi scoccia aprirla? No. Vediamo. Questa qua... Allora, questa qua si chiama bobina perché protegge la pellicola, in questo caso sta prendendo luce solo l'ultimo strato, ma si faceva luce attenuata in ombra e perdevi giusto i primi centimetri. Questa qui, anche questa è in bobina. Questa qua è curioso perché è una bella scatola. Negativo plus X. È bianco e nero. Se questi erano 30 metri, questi qui sono 61 metri, il doppio. Per poi arrivare, si va sempre al raddoppio, ai 122 metri di un rullo. Questo qua non ha bobine, mentre invece mi sa che questa l'aveva, come lei. E questo qua invece color negative. Quindi le abbiamo tutte. Abbiamo l'ectachrome, invertibile, colore, negativo colore, negativo bianco e nero, scusate, e negativo colore,
color negative. Questa qua era la pellicola che per tanti anni era il massimo che potevi usare, la 100T, 100 ASA, bilanciato al tungsteno, mentre in esterni col filtro andavi a 64 ASA, ma che andava bene. E questi sono 120 metri. Ora poi vi mostrerò sempre sul visore gli spezzoni di queste pellicole e vi darò le misure relative. Vabbè, peccato, c'è i fluorescenti che sono contenuti in questo visore, che sono due tubi bilanciati della Kodak a 5500 gradi Kelvin, per questione di frequenze vedo che fliccano un po'. Potrei cercare delle soluzioni, ma eppure sono a bassissimo tempo di ripresa. Vabbè, teniamocelo così, vai via. Ecco, questo invece, che vedete tutto nero, è nastro magnetico. Per darvi un paragone, ho messo quello che negli anni 80 era il formato professionale per eccellenza ed è largo un pollice, 2 centimetri e mezzo, 2,54. Quindi come misura fisica si colloca tra le due. Ma qua l'immagine, come dire, è impressa e esiste, la potete vedere. Sul nastro magnetico avete bisogno di un trasduttore elettronico, sì, per tramutare un certo tipo di segnale in immagine. Mentre vedete questo bel positivo, grande, grande. Vediamolo un po'. Tanto secondo me sarà un rapporto panoramico. Basta misurare, magari in millimetri. Quindi vedo che è un 52 di base, 52 mm, bella sberla, per 20, 23. Se fosse stato 25, 50 e 25 dite 2 a 1, ma è 2,35, 2,35. Il rapporto base altezza. Parliamo anche dei rapporti di formato, ratio, film ratio. Qualche misura, così poi mettiamo via queste pellicole. 35 mm, qua in realtà è mascherato, vedo in 1,60, vabbè, insomma. L'Academy sarebbe 24,9 per 18,67, con un rapporto 1 a 1,33. Il 16 mm standard, tiriamolo fuori. Bene, ecco confronto. Positivo 35 mm cinematografico e positivo 16 mm. Beh, la differenza lampante rispetto al fotografico che è a scorrimento verticale, quindi ci fa stare un fotogramma un po' più piccolo. Nel caso del 35 Academy, questo qua è 24,9 per 18,67. Il 16 mm è 10,26 per 7,49. In 16 mm ci sta in due perforazioni, mentre invece a 35 in quattro perforazioni. Facciamo un riassunto. Abbiamo visto i formati fotografici, cinematografici e video. Ma ecco, tra una motosega e un ragù che bolle, proviamo, eh? C'è una motosega fuori in cortile. Allora, sul web trovi molto sui formati fotografici, poco su quelli cinematografici, niente sul video. Ho cercato di metterli in ordine con fatica, non è che sto lavoro mi abbia poi divertito. Partiamo da un terzo di pollice, è il formato dei vostri telefonini o delle videocamere prosumer e la diagonale è 8 5 mm, quindi il suo normale dovrebbe essere un qualcosa di più piccolo. Poi c'è il mezzo pollice, che sono le camere broadcast. Qua si parla di un 10 circa come diagonale e obiettivo normale.
Finalmente arriviamo al 16 mm cinematografico. E lì il normale è il 16. E aggiungiamo anche che ha un rapporto d'aspetto di 1 a 36. Poi c'è le camere da 2 terzi di pollice, anche qua troviamo, anzi, le camere broadcast come si deve hanno questo formato. E poi le macchine fotografiche compatte. Focale è simile a quella del 16 mm, 16 o 17 come obiettivo normale. Il pollice era una curiosità e anche per definire un'unità di misura, visto che le frazioni delle camere sono espresse in pollici, ricordatevi, è 25,4 mm il pollice. Arriviamo ecco anche al micro 4 terzi che non ho citato, per esempio della Blackmagic Pocket Camera 4K che abbiamo a scuola. Qua si parla di diciamo un 20-22 come obiettivo normale, con lo strano rapporto d'aspetto 1 a 1,9. Arriviamo al 35 mm cinematografico e alla PSC, che giusto, ricordate, le camere Canon che avete al laboratorio di fotografia hanno quel formato, con obiettivo normale che è dal 32 al 35, con rapporto d'aspetto 1 a 5 per la fotografia, 1 a 3 per il 35 mm cinematografico. Arriviamo al formato Leica, il full frame, come cazzo lo chiamano tutti i filmmaker. Questo è stato però definito come il formato di riferimento. Pertanto su questi obiettivi fanno poi chi vuole giocare col fattore di crop parte da qua. Il 35 full frame o Leica, come preferisco chiamare io, avrebbe un obiettivo normale da 45, arrotondato poi a 50 mm. Rapporto d'aspetto della fotografia 24x36, 1,5. Poi c'è il mezzo formato digitale, curiosità, con un 60 mm di normale. Arriviamo al 70 mm positivo del formato panoramico da cinema spettacolare, che ha un 2,20-2,35 di rapporto d'aspetto. E per finire le pellicole piane, da dove avevamo incominciato. Qua le pellicole piane hanno un 140 per le 10x13, 140 di obiettivo normale. Cioè, prima ci sarebbe il formato 120, cioè quello con altezza 60 e pochi millimetri, diciamo 6 centimetri, ma qua non si può dire perché dipende come lo utilizzi, no? 6x6, 6x7, 6x9 o 4,5x6, per cui non si può dire, ma comunque un obiettivo che va dagli 80, circa 80, dai, 80 mm. Rapporto d'aspetto no, perché o è quadrato nel 6x6, o è rettangolare, fortemente rettangolare nel 6x9. Ecco, la prima parte si conclude qui. Vi aspetto per vedere gli obiettivi, ma già ho detto tutto, basterebbe questa, ma comunque approfondiremo nella seconda parte gli obiettivi. Varesco. Piccola coda finale. In proporzione e in grandezza reale i formati che utilizzate a scuola. Un terzo di pollice per le Panasonic AC30, ma anche le altre. Il micro 4 terzi per la Blackmagic Pocket Camera 4K. La PSC per le Canon di fotografia. Infine il 135 l'ho messo giusto come riferimento. È il cosiddetto full frame. Arrivederci.